giorni di allenamento sulle piste di casa per l'olimpionico Giuliano Razzoli. Razzo infatti si è allenato martedì 17 e mercoledì 18 gennaio sulla pista Zeno 2 dell'Abetone, perfettamente preparata con un tracciato di slalom, specialità preferita dal campione dell'Appennino. Razzoli era in compagnia del suo storico allenatore, Marcello Marchi, detto Marcellino. Per entrambi un ritorno sulle nevi di casa per allenarsi in tutta tranquillità in un'atmosfera familiare. In questo periodo un po' di giorni a casa, come ho fatto sempre in questi anni di allenamento, approfitto per fare un po' di sciate nelle nevi di casa, qua all'Abetone, al Cerretto Laghi. Faccio sempre un bel allenamento, mi ha sempre portato bene. L'aria del nostro Appennino mi ha sempre fatto bene. Le piste ci sono, io ho fatto un ottimo allenamento con un innevamento perfetto, senza sassi, proprio neve bella. Ho fatto qualche prova importante e vedremo poi a chi due come andrà. Due ottime giornate, insomma, in vista del prossimo appuntamento, lo slalom di Kitzbühel in Austria di domenica 22 gennaio. Domenica Kitzbühel, poi dopo martedì a Schladming, quindi dai, dall'Appennino Emiliano, Tosco Emiliano all'Austria e vedremo un po' far bene. Complimenti all'Abetone per le perfette condizioni delle piste e per l'ospitalità che hanno sempre dimostrato a Razzo sono venuti anche da Marcello Marchi. Abbiamo fatto due giornate, sono proprio contento che sia tornato a sciare un po' qua da noi e l'ho visto rinfrancato bene. Storia lunga, aveva 11 anni quando abbiamo cominciato a lavorare assieme, mi sono veramente divertito, è stato una favola, insomma, chiaramente. È come se si tornasse indietro degli anni, si tranquillizza anche, guarda che non andrà bene sta cosa ma va bene l'altra, guarda che a volte ti crei dei problemi che non ci sono, quindi torna a sciare in modo tranquillo, naturale, come sai, e sono convinto insomma che gli fa bene tornare a sciare con noi. Intanto io ringrazio tanto l'Abetone, l'ho sempre detto, perché ho sempre trovato un'ottima disponibilità per allenarci, che chiaramente se vieni qua con Razzoli, medaglia d'oro, tutti danno disponibilità. Ma era prima, quando non era nessuno, che si poteva allenare bene, invece in altri posti faceva molta più fatica ad allenarsi. È stato molto importante, cosa incredibile, fare miracoli. Veramente meriterebbero un po' d'aiuto anche dal cielo, perché chiaramente così le spese sono enormi, la gente in pianura non ci crede che le piste siano così belle, quindi l'affluenza è un po' limitata. Ottime piste, insomma, forse dalla città si fa fatica a crederlo, ma le parole di Razzo e di Marcellino sono una garanzia di grandi sciate. Provare per credere.